C'è Mastalli, la prima punta Bianchimano, sull'esterno destro alto Amadi e a sinistra la Ferrara. Ecco, qui stiamo vedendo proprio lo schieramento che è appena citato, un Milan dunque con Gamarra capitano in cabina di regia. Passiamo all'Ascoli, l'Ascoli di Di Mascio. Stesso modulo di gioco, 4-3 in porta di Gidio, partendo da destra, linea difensiva composta da Tommasetti, Busti, 40 e Perri. De Angelis davanti alla difesa, playmaker, Fazzini interno destro, Parlati sinistro, la prima punta Ciabuschi, gli esterni offensivi Orsolini e Manari. Andiamo a bordo campo, Andrea Riscaldo del Milan, il colpo di testa schiacciato la traversa e poi entra però la formazione di Di Mascio, poi prova la percussione e la palla sfiora il palo sull'azione, non è arrivato, allora il lancio in avanti di Manari, cambio di gioco, gran palla Orsolini in area di rigore, Orsolini e mette dentro sull'uscita di Livieri, grande giocata, rovesciamento del gioco e lui Orsolini 32esimo in vantaggio l'Ascoli al Bruno Ferdeghini, vantaggio dell'Ascoli, gran gol Paolo Tramezzani. Sì, primo controllo come l'azione precedente, no, cambio di gioco nuovamente, la linea difensiva rossonero molto stretta, il terzino non ha assorbito il taglio alle sue spalle, grande qualità, non c'è stato poi la copertura da parte del centrale, qua vediamo che alza la testa con la punta del piede destro, sì. Riesce a metterla sul lato opposto, mi sento di dire Gianni, vantaggio sino a questo momento meritato per quello che ha fatto vedere l'Ascoli. Mondoni con tanto palla in area, Amadi sull'uscita di De Gidio, interviene poi l'arbitro e ecco qua Paolo, vai, qua c'è il primo controllo proprio da parte dell'attaccante rossonero, bravissimo con l'esterno, mette giù la palla, l'intervento sfalloso e sicuramente da parte del numero 6-40, sì, il rigore è giusto. Sì, diciamo sicuramente è un portiere con meno esperienza di quello che va a uscire, quindi espulso il numero 6-40. La battuta del gol di Gamarra. Rigore perfetto Gianni, ha guardato il portiere e poi l'ha angolato, spiazzandolo completamente. E allora al 38esimo il pareggio di Gamarra su calcio di rigore e Ascoli che in un attimo adesso si vede rovesciare completamente la partita, non tanto per aver subito il gol ma soprattutto perché adesso ha dovuto... I due centrali difensivi. Pallone che scavalca tutti, poi la palla al limite dell'area, prova una morbida rovesciata Orsolini che arriva direttamente al portiere Livieri. Lungo rilancio in avanti per lo scanto di La Ferrara che esce bene sul portiere e mette dentro. Raddoppio del Milan, La Ferrara al terzo minuto. Ma molto bravo soprattutto Livieri. Sì. Conquistato la palla, palla in mano, ha lanciato l'immediata centrale. Sì. Rivesta il gioco del pallone per il compagno che qua, vedi, salta bene in uscita De Gidio e lo batte. Errore comunque da parte di Tommasetti, strano perché è un giocatore che è sempre molto attento e concentrato. Ha visto nel gesto prima di aprire il braccio, quasi volendo contrastare l'avversario, che era un paio di metri davanti a lui. È stato... Va a recuperare questo pallone poi Mastalli. Ancora la conclusione che resta lì davanti a De Gidio. Poi il controllo, qui bravo Busti a servire De Gidio, porta però sguarnita e spettacolare la rete di Crociata che è andato a calciare da circa 25-30 metri, dobbiamo dire, una palla che è stata rinviata non bene. Ha avuto un gran piede qui Paolo, rivediamo. Sì, sì, è stato molto bravo. Qua l'appoggio all'indietro di Busti, rinvio di De Gidio e qui il colpo piazzato all'incrocio dei pali. Sul palo più lungo difeso dal portiere, vediamo col mancino, non riesce comunque a rinviare la palla lontano, di prima intenzione con l'interno del piede, grande lucidità, grande coraggio, grande abilità tecnica da parte del numero 10 rossonero Crociata. Di Mascio infuriato perché nessuno è uscito su Crociata. Gioco più largo possibile per entrare in area come prova a fare adesso con l'occasione, la conclusione, il gol. Arriva la rete anche di Casiraghi. Casiraghi è stato bravissimo nel primo controllo. 35esimo del secondo tempo. Veloce può rialzarsi, ma straordinaria la palla di prima intenzione in verticale da parte del numero 7, Mastalli, che ha messo il compagno davanti alla porta. Molto bella l'azione organizzata da Mastalli per Casiraghi. Ecco qui l'appoggio. Legge molto bene quello che devi fare, poi incrocia il tiro, non può far nulla De Gidio. Dunque il Milan è 4-1 in questo finale, dunque una partita, come abbiamo detto, insomma
buon Ascoli da applausi nel corso del primo tempo, poi gara che ovviamente ha cambiato volto anche per quello che ha raccontato il campo con l'espulsione e il calcio di rigore tra poco.